Io di solito coloro prima lo sfondo, cioè do una campitura piatta totale allo sfondo, mettendo sempre questo disegno nel livello più alto possibile, di modo che si possa sempre vedere. A questo livello partiamo a colorare e utilizziamo le nostre zone di luce. Questa prima fase, bah, potrete anche usare un pennello bello grosso, semplicemente per avere un'idea, tanto poi potete cancellare la parte in eccesso senza problemi. Qui poi è soggettiva la cosa, ognuno si trova il suo modo. Non abbiate paura di sbagliare o di andare avanti, non si può cancellare e correggere, il computer ce lo permette, anche il programma. Ok, poi se vi siete accorti che avete dato il pennello in zone in cui non doveva andare, è abbastanza facile. Prendete la gomma e cancellate. Di solito io ingrandisco tantissimo e vado a cancellare proprio vicino al bordo e tutto con un pennello piccolissimo e preciso. Ho aggiunto un altro livello per dare luce ulteriore. C'è chi ad esempio preferisce partire da una silhouette. Che ne so, uno si prepara un po' uno schizzo, magari pensa a qualcosa che vuole fare. Anche se non è preciso non importa. Tanto poi si andrà a correggerlo dopo. Se c'è qualche imperfezione sulle dimensioni che... Basta prendere i nostri cari livelli e modificare un po' come ci pare. E diciamo che abbiamo la nostra silhouette. Correggiamo le imperfezioni. Allora, abbiamo la nostra silhouette. E cosa fare? Ora si va a agire su di essa. Facciamo un nuovo livello. Allora, proviamo a dargli le prime scremature di luce. Bene. Vediamo un po'. Poi continuate fino a che non otterrete qualcosa di più o meno definito, insomma. E questo partendo da una silhouette.